figura femminile nell'immaginario di Sergio Vacchi è il titolo della mostra in esposizione all'interno del Palazzo Comunale di Castenaso, promossa dall'amministrazione con il sostegno del gruppo IMA. Siamo con Daniele Vacchi, il direttore della comunicazione del gruppo. Qual è il nesso, il legame tra questa mostra e il gruppo IMA? Ci sono più legami. Innanzitutto IMA, che è una grande azienda quotata in borsa con una forte attività di responsabilità sociale, che poi trova la sua sintesi in un bilancio di sostenibilità che viene pubblicato tutti gli anni e nel quale si vede come un gruppo come il nostro ha nel territorio l'interesse a sostenere tutta una serie di attività culturali. E secondo me è un nesso di un legame anche familiare. Sergio Vacchi è stato un pittore che ha rappresentato per tutta la seconda metà del Novecento una sensibilità artistica e anche un'evoluzione della nostra cultura, con molti aspetti anche di premonizione, e ci sembrava doveroso che nel momento in cui il Comune di Castenaso decide di onorare la memoria del maestro a un anno dalla scomparsa, che l'azienda facesse la sua parte e desse un contributo. Cosa significa la mostra e che cosa è rappresentata al suo interno? La componente femminile nell'arte di Sergio Vacchi ha una grande importanza, perché lui ritrae spesso personaggi femminili non con l'intenzione di fare il ritratto, ma di rappresentare la sensibilità attraverso il pretesto del nome della persona che dipinge. Quindi questa sensibilità, questa attenzione alla figura femminile, al ruolo della figura femminile nell'immaginario maschile, è molto importante per Vacchi, e questa mostra ha il compito e l'intento di dare di questo una certa rappresentazione.